Quando io dico nei prossimi 50 anni, perché io non vedo, mi ripeto, l'ho detto anche un mese fa, 2 mesi fa, ma non è cambiato nulla, non vedo un programma, un progetto di ristrutturazione seria. Perché se vedessi il progetto di ristrutturazione seria, dici, vabbè, quando finirà? Tra 3 anni, tra 4 anni, 50, 5 anni, non è un problema, perlomeno uno intravede un inizio. Con l'ultima finanziaria non hanno prorogato le 12 unità che dovevano essere da supporto alla struttura commissariale. E questo, diciamo, ha messo la struttura commissariale nelle condizioni di trovare una sorta di giustificazione sul fatto che non fanno più nessun atto. Dice, no, ci hanno dato le 12 unità, quindi noi non facciamo niente. Ma la struttura commissariale però dovrebbe dire che le 12 unità precedentemente comunque non lavoravano realmente per la struttura commissariale. Tant'è vero che noi, di fronte a una situazione assolutamente insostenibile, presentammo una denuncia alla Corte dei Conti, dopo aver più volte sollecitato, dice, guardate, non è corretto che queste 12 persone, che per l'amor di Dio lavorano, quindi il loro lavoro lo fanno, ma probabilmente non fanno il lavoro per il quale sono stati assunti, cioè lavorare per la struttura commissariale, ma fanno tutto altro tipo di lavoro. Però Arnaldo, scusa. Le 12 persone che sono state assunte possono anche svolgere delle funzioni sul comune per attività extra terremoto, ma perlomeno, non dico molto, il 50-60% della propria attività lavorativa la dovrebbero dedicare o avrebbero dovuto dedicarla all'attività del terremoto.